Venezuela si presenta alla mostra biennale dell'architettura, dove c'è tutto il mondo, con un'immagine diversa da quella che viene rappresentata sui media internazionali. Qual è la situazione reale in Venezuela? Ne parliamo con il Ministro della Cultura. E cos'è la cultura popolare in Venezuela? Primero, muchas gracias a la Bienal de Venecia por abrirnos este espacio tan amorosamente. Compartimos, lo dije en la presentación, un amor por ese gran... Innanzitutto un sentito ringraziamento alla Biennale di Venezia per averci aperto le porte di questo spazio. Condividiamo con la Biennale un amore per questo grande architetto Scarpa, che è come il Villanueva venezuelano, che inoltre propone una nuova visione delle collettività, delle comunità, dell'estetica del territorio, dell'organizzazione del territorio. Il Venezuela è protagonista delle prime pagine dei giornali, dei telegiornali, per gli eventi negativi a cui si accorda un'importanza straordinaria. E quindi ci dobbiamo domandare che cosa succede in Venezuela, se effettivamente in Venezuela ci si trovi in una situazione di crisi assoluta in cui va tutto male, o se invece non venga occultata la realtà del Venezuela. Questa mostra, tra le altre cose, ci dice che in Venezuela si sta sviluppando una democrazia profonda, con istituzioni, con leggi, una democrazia popolare che fa della partecipazione il suo architrave. Soggetti, istituzioni e territorio si uniscono in un processo di permanente costruzione e ricostruzione della politica. E quindi siamo in presenza di un esercizio di controegemonia rispetto alla visione liberale della democrazia, delle istituzioni e del territorio. E del popolo e territorio. L'arte urbana è il segno di un cambiamento profondo strutturale della Venezuela? Forzas Urbana mostra una trasformazione viva, permanente, delle nostre istituzioni e del nostro territorio. Evidenzia una democrazia protagonista e popolare che utilizza la bellezza come elemento di trasformazione. La nostra città, Caracas, è stata organizzata negli anni 60-70 dal Capitale, e questa proposta costituisce una controegemonia rispetto all'organizzazione che abbiamo ereditato. Collettivi architettonici che si fondono con il popolo per trasformare politicamente, esteticamente e socialmente le loro realtà. In Venezuela stiamo facendo una rivoluzione, e quindi è per questo che falsificano e nascondono la nostra realtà, ma noi abbiamo istituzioni, abbiamo una Costituzione e siamo forti nel nostro processo, e ringraziamo la città di Venezia per averci ospitato in questa occasione. Agradecemos a Venecia abrirnos las puertas para decir la verdad de nuestro país.